Abbiamo qui con noi il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Vincenzo Fumi. Questa mattina la Fondazione ha un po' comunicato il resoconto delle proprie attività e anche il resoconto dei proventi di cui può disporre. Una notizia consolante in questo tempo di crisi. Sì. Come dicevo prima, grazie all'efficacia e all'oculata amministrazione e gli investimenti, siamo riusciti quest'anno ad aumentare di circa 300.000 euro le erogazioni per il 2013 rispetto al 2012, quindi portate a 1,5 milioni. Poi possiamo contare sempre sui 500.000 euro che la Banca Popolare di Bari mette a disposizione per progetti individuati insieme, ma proposti dalla Fondazione chiaramente, e quindi arriviamo ai 2 milioni di euro. Tutto questo perché quest'anno vedremo con molta attenzione i settori del sociale e dell'economia. La crisi, lo sappiamo tutti, c'è e quindi colpisce le persone meno abbienti e anche il tessuto economico. Cercheremo di dare il nostro contributo. Quali sono i progetti su cui puntate particolarmente, a parte il vostro sostegno anche da statuto a tutti i settori che le fondazioni privilegiano? Ci sono alcuni progetti su cui volete investire in particolare? Beh, allora, un progetto sul sociale è quello di costituire il fondo a favore dei comuni del territorio per le persone meno abbienti, le persone che hanno gravi disagi economici, che non possono tirare avanti e purtroppo ce ne sono molte. Questa richiesta che ci è arrivata dai comuni noi l'abbiamo estesa a tutte le fondazioni dell'Umbria che l'hanno accettata e quindi ogni fondazione per il proprio territorio interverrà. Poi altro per lo sviluppo economico, l'altro progetto è il Palazzo del Gusto. Il Palazzo del Gusto è un forte finanziamento della Fondazione, 300.000 euro in 3 anni, perché vogliamo che questo palazzo sia rilanciato e che possa portare quel turismo enogastronomico di un certo livello che serve alla nostra città sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale e turistico. Grazie Presidente.